Ciao a tutti, bentornati su scienzafacile.it. Solo una piccola precisazione, visto che avevo questo disegno fatto e ci ho messo una vita a farlo, volevo approfittarne per aggiungere un paio di cosine. Volevo parlare di datazione, non di datazione assoluta, nel senso di poter dire questo è di 232 milioni di anni, questo di 231,5 più o meno qualcosa. No, di datazione relativa, ovvero di cosa è più antico, cosa è più recente. Può sembrare facile a prima vista, uno dice ciò che sta sotto è arrivato prima di ciò che sta sopra. Ma se avete seguito il post precedente, con lo stesso titolo, tra parentesi, avete visto che questa successione sedimentaria del bacino si è formata nello stesso momento in cui si è formata la successione sedimentaria della piattaforma. E allora come facciamo? Questo è più alto di questo, eppure hanno la stessa età. Come si può fare a capire dopo una cosa del genere? Allora, prima di tutto, può darsi, anche se qui è difficilissimo che si formino fossili, perché qui c'è molta vita e dove c'è molta vita è difficile che si diventi fossile, però può darsi che ci siano dei piccoli organismi qua, tipici di un certo periodo, tipici di questo periodo, e si trovino anche qua. A volte invece, mentre si formava questa successione, abbiamo dei crolli. Vi ricordate che questa parte era vuota? Alcuni pezzi di piattaforma possono crollare. Allora alcuni pezzi di questa piattaforma li troviamo qua dentro, crollati per dei franamenti. Allora al margine della piattaforma, si dice questo è il margine della piattaforma, al margine della piattaforma possiamo trovare rocce di questo tipo. Quindi possiamo pensare che questi strati si siano formati mentre questi crollavano e sopra gli si formavano altri strati man mano che questi crollavano. E poi possiamo andare via via di periodo in periodo, qui magari anzi facilmente ci sarà qualche discontinuità, qualcosa di strano, perché questo si è formato insieme a questo qui e questo si è formato dopo, quindi era diciamo una tazza che è rimasta libera secondariamente, tazza ovviamente in senso lato, e poi via via qui invece abbiamo una successione regolare in cui questi sono gli strati più antichi e questi sono gli strati più recenti. Una piccola parentesi sulla deposizione di ceneri vulcaniche. Le ceneri vulcaniche, a volte in quanto materiale vulcanico, possono contenere degli elementi databili, quindi in questo caso si potrebbe fare una datazione assoluta di queste rocce, di queste ceneriti vulcaniche. Un altro piccolo appunto: è vero che i sedimenti vengono portati soprattutto da fiumi, eccetera, dai bordi, ma anche da qua sopra si possono sedimentare, possono cadere sul fondo alghe, organismi unicellulari, comunque parti dure di organismi che possono accumularsi insieme ai sedimenti e possono essere seppelliti lì all'interno. E quindi questi a volte, soprattutto se cambiano molto spesso, se si evolvono molto velocemente, possono ad aiutarci a trovare zone con determinati tipi di organismi, poi sopra magari delle altre, sopra delle altre ancora, sopra delle altre ancora. Quindi in quel caso con gli organismi possiamo addirittura riuscire a capire il tempo che passa, cose più antico e cose più recente. Quando troverò poi gli stessi organismi che trovo qui da un'altra parte, magari a 10.000 km di distanza, fatte ovviamente le analisi del caso, può essere che io possa finalmente dire quelle rocce che ho trovato a 10.000 km di distanza hanno la stessa età di queste, si sono depositate nello stesso periodo perché ci ho trovato quell'organismo. Era giusto una piccola precisazione. Grazie e tornate su www.scienzafacile.it. Ciao, da Stefano è tutto.